sicuramente. Avevo chiesto di chiudere nel migliore dei modi, invece abbiamo chiuso nel peggiore dei modi, perché la sconfitta è stato brutto con l'atteggiamento. Penso che oggi abbiamo vinto le motivazioni, quindi hanno fatto la differenza, hanno fatto quello. Abbiamo perso contro una squadra che non ha fatto niente, però eravamo troppo in vacanza, ecco, diciamo così. Una squadra che, diciamo, è la più motivata, che ha raggiunto il play-out, abbastanza. Sì, sì, no, l'ho detto adesso, loro avevano più motivazione di noi, ma direi, se mi posso permettere, che questo finale di campionato è stato un po' lo specchio del giorno di ritorno nostro, nel senso che sono ripetitivo, ma tutto quello che è successo a febbraio ci ha penalizzato in maniera gigantesca e abbiamo faticato tanto, perché comunque eravamo partiti con l'obiettivo di alta classifica, che fino al giorno d'andata era ampiamente nella nostra portata, nel nostro cammino. Poi nel giorno di ritorno, con la cessione della società, il mercato conseguente a questa cessione, tutti gli infortuni ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo saputo adeguarci bene alla situazione, abbiamo faticato e molto probabilmente abbiamo raggiunto quello che era nelle nostre possibilità tecniche. Cioè, come ho detto anche la scorsa domenica a Prato, credo che noi siamo al massimo, ma non lo dico per giustificare, lo dico perché per fare un'analisi chiara e sincera, noi siamo al massimo, abbiamo fatto 50 punti e molto probabilmente è il massimo che potevamo fare, quindi per certi versi bisogna dire bravo a questi ragazzi, che comunque non siamo crollati, perché c'è stato un momento che potevamo crollare e entrare nella mischia della retrocessione, e quindi ci siamo salvati con un po' di anticipo e bisogna essere contenti per questo. Cerchiamo di trovare il positivo, e il positivo è quello che ci siamo salvati con tanto anticipo, meritatamente, e soprattutto bravi a non crollare a tutte le difficoltà che abbiamo avuto, che sono state veramente tante. È stata la tua ultima partita sulla macchina dell'Alianza per questa stagione? No, ancora non lo so, ho parlato, però ancora non c'è ancora di niente di... Devo riparlare, vediamo cosa viene fuori, vediamo il futuro cosa dirà. Intanto accettiamo questo finale di campionato che, come ho detto anche domenica scorsa, è stato sicuramente il giorno di ritorno molto più faticoso e più difficile della mia carriera, perché se lo dico col sorriso sulle labbra, ma ho fatto due campionati in uno e sinceramente non era mai successo, e insomma è stata un'esperienza anche questa per crescere, quindi sicuramente da quel punto di vista sono rafforzato. Hai parlato, ti stuzzica il progetto per la proprietà? Ma sì, ho parlato, la società nuova ha detto delle cose, vediamo se queste cose sono fattibili, poi da persone grandi decideremo quale sarà il futuro di tutti.